Il Banco Alimentare festeggia 30 anni, qualche anno in meno per il Banco Alimentare Abruzzo Molise, però è giusto far festa. Cosimo Trivisani, direttore del Banco Abruzzese, si festeggia un traguardo importante e oggi ci sono anche le scolaresche, tanti cittadini che vengono a conoscere questa importante realtà che lavora nella nostra regione. Beh, siamo sopravvissuti per 30 anni, vuol dire, credo che abbiamo dato un contributo al Paese Italia rispondendo ai bisogni della povertà. Ci sono 1,5 milioni di persone in stato di povertà, in Abruzzo 35.000. L'Abruzzo è nato nel 97, noi abbiamo fatto 20 anni lo scorso anno. Il paradosso è che queste famiglie, questi poveri aumentano. Noi in Abruzzo abbiamo una lista d'attesa di parrocchie, associazioni di volontariato, Caritas che ci chiedono un contributo alimentare per poter rispondere al bisogno di queste famiglie. Credo che oggi vogliamo festeggiare insieme alla città di Pescara. Abbiamo invitato le scolaresche per spiegargli una mossa, per raccontargli i nostri 30 anni. Ecco, non vogliamo fare altro che farci riconoscere, ci possono aiutare attraverso l'acquisto delle nostre marmellate solidali e spero che sia un evento che riusciamo a ripetere ogni anno a partire da questo. Tantissimi conoscono l'iniziativa che fate durante l'anno della spesa solidale, però voi portate avanti anche tante altre attività. Beh, bisogna tener conto che noi tutti quanti ci conoscono e siamo grati per la giornata nazionale della colletta alimentare. Di fatto per noi è il 10% di quello che riusciamo a raccogliere e a distribuire. Per darvi due numeri, lo scorso anno abbiamo raccolto 243 tonnellate durante la giornata nazionale della colletta alimentare. A fine anno, per tutto l'anno 2018, abbiamo distribuito 1.900.000 kg di prodotti. Quindi questo vuol dire che il Banco Alimentare opera tutti i giorni, cerca tutti i giorni e fa azioni per approvvigionarsi di prodotti alimentari. Anche oggi spiegheremo alle scolaresche qual è il mix nutrizionale che va dato al povero, perché non basta dargli il prodotto, ma bisogna dargli anche quel prodotto là che garantisca una corretta alimentazione per qualsiasi persona umana.